Allora, questo è quello che succede nell'entroterra, come dicevamo, nel Montefeltro, ma anche a Fano, a Pesaro, si discute, si dibatte sulla questione dell'ospedale unico, dei due ospedali. E oggi è intervenuto anche Mirko Carloni di Area Popolare che ha detto Fano e Pesaro hanno diritto ad avere ognuno un ospedale che funzioni. E non è poco. Buonasera, Carloni. Buonasera. Allora, dunque, intanto nel comunicato che lei ha inviato alle redazioni si parla di una condivisione, intanto per quanto riguarda il documento che verrà presentato a Luca Ceriscioli, presidente della Regione Marche, lunedì in Consiglio Comunale a Fano. In parte è d'accordo anche lei e sostiene dunque la tesi di quello che ha scritto il sindaco di Fano Seri, giusto? Ma io penso che la proposta che ha fatto Seri, che apporterà il Consiglio Comunale di Fano per lunedì, sia corretta, anche se è ancora poco coraggiosa. Qui bisogna far capire alla Regione, anche a livelli superiori, che l'integrazione, così come l'avevamo pensata, è finita, nel senso che aveva un senso nel momento in cui si creava un nuovo ospedale. Dal momento in cui questo nuovo ospedale non si realizza, e anzi andremo verso l'ampliamento dell'ospedale di Muraglia, è finita questa esperienza, bisogna prenderne atto, dire con onestà ai cittadini che questi due ospedali non possono rimanere integrati in questa maniera perché si va a limitare sempre di più i servizi sanitari che credo siano un diritto fondamentale. Fano è in uno stato, secondo me, inaccettabile non tanto per una città di 60.000 abitanti, ma per un comprensorio. Quello che io credo è che oggi bisogna prendere atto di questa situazione. Trovare una strada all'interno delle normative sanitarie per rendere Fano una città e tutta la sua vallata del Metauro e del Cesano autonoma con un ospedale che in qualche modo possa rappresentare i servizi minimi che servono ai cittadini, che oggi si trovano sballottati tra un ospedale e l'altro e in una lotta anche tra diciamo, poco igienica diciamo, sul piano degli spostamenti continui tra un reparto e l'altro. Io credo che non è questa l'integrazione verso la quale noi volevamo andare e quindi penso che Fano abbia diritto di avere un ospedale, tra l'altro realizzato con i soldi privati, perché quelli sono tutti lasciti e non c'è niente di pubblico fino agli anni 80 in quell'ospedale e non credo che due città come Fano e Pesaro non abbiano diritto entrambe ad avere due ospedali, due punti nascite, con la differenza che Fano doveva avere alcune specialistiche, tra cui la neonatologia e altre. Queste non sono arrivate perché l'integrazione che avevamo pensato non è stata realizzata. Bisogna dirlo onestamente e con trasparenza ai cittadini e trovare un'altra strada. Io credo che Ceriscioli, se Seri fa la giusta pressione, da questo punto di vista è intelligente abbastanza per capire che non si può andare avanti con quell'integrazione che avevamo pensato prima. Senta Carloni, dunque comunque sta lavorando su questa nuova strada, questo nuovo percorso diverso da quello che è stato battuto fino a questo momento, insomma. Allora, io ieri sera ho avuto modo di parlare anche col Ministro della Salute Lorenzin e giustamente la posizione del governo e le normative sono chiare, però ci potrebbe essere un'altra soluzione per rendere Fano veramente ancora autonoma con un suo ospedale che torni ad essere un ospedale, non un poliambulatorio. Questa strada va intrapresa con coraggio, con molta forza. Purtroppo, ecco, qualche volta serve che i fanesi si facciano sentire, questo è il momento giusto. Ma sono anche convinto che la Regione e Ceriscioli, lo dico da consigliere dell'opposizione, da questo punto di vista sa bene che non può lasciare una città, una vallata, più di 100.000 abitanti senza un ospedale, senza una diagnostica qualificata, senza un'attività chirurgica H24, senza le guardie cardiologiche, senza un reparto di cardiologia, cioè non è accettabile. Dopodiché è chiaro che non possiamo pensare che in un territorio provinciale come il nostro ci sia tutto dappertutto. Però Fano e la vallata del Metauro e quella del Cesano devono avere un ospedale. Credo che una terza via ci sia e bisogna farsi sentire in modo molto forte. Fa bene Seri a presentare questa mozione, mi auguro che i consiglieri comunali la votino all'unanimità perché in questo momento bisogna farsi sentire e costringere la Regione a trovare un'altra strada e lasciare Fano con il suo ospedale e Pesaro, ovviamente la strada è chiara, loro vogliono ampliare l'ospedale di Muraglia, che è anche una cosa legittima, ma a quel punto l'ampliamento dell'ospedale di Muraglia non è il nuovo ospedale per cui avevamo cominciato l'integrazione e dalla quale è nata l'azienda ospedaliera Marche Nord. O sì o no, Carloni, quindi possiamo dire ufficialmente che l'ospedale unico non esiste?
Allora, guardi, l'ospedale Unito è stata, io ho scritto una frase di Cocciante, ormai quel sogno che sognavamo insieme fa piangere, cioè 5, 6 anni fa, 7 anni fa si parlava di un'integrazione, di un'azienda unica che doveva approdare a un nuovo ospedale, un presidio realizzato in un ruolo centrale dove si potevano realizzare nuovi servizi in un nuovo immobile. Questa cosa non è avvenuta, è inutile prenderci in giro, è inutile andarci attorno e continuare a farsi prendere in giro, non è avvenuta, basta, bisogna prenderne atto e non farsi trascinare dentro un ampliamento di muraglia, perché quello non è un nuovo ospedale e non è l'integrazione che dovevamo fare. Grazie a Mirko Carloni, consigliere regionale di Area Popolare.